Fra lotteria degli scontrini, fatture elettroniche, tassa sulla plastica, tassa sullo zucchero, tassa sui giochi della lotteria, fra un po' arriva anche la tassa sull'aria che si respira, le stanno inventando tutte. Io vi auguro da qui al 26 gennaio di scegliere il cambiamento, di scegliere il nuovo e dopo 50 anni di mandare a casa una sinistra che ha fatto disastri a Imola e in tutta l'Emilia Romagna. Quindi noi siamo a disposizione. Infrastrutture, anche qua a Imola in più di uno mi dicono che è fermo il bando per l'assegnazione delle case popolari e qua cambieremo la norma in tutta l'Emilia Romagna. Visto che non c'è tutto per tutti, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo per quello che ci riguarda. Sul bonus bebè, il bonus affitto e tutti i contributi. E io vi ringrazio, l'abbiamo fatto dalla sera alla mattina, senza preavviso, visto che dovevamo discutere la manovra economica già stamattina in Parlamento, ma il governo sta ancora litigando sulle tasse, sulla giustizia, sull'autonomia, sul MES, quindi sarò in Senato oggi pomeriggio e domani per provare a impedire la firma di un trattato internazionale che per l'ennesima volta è un attacco agli italiani e un favore alla Germania. Di favori alla Germania ne abbiamo già fatti abbastanza, quindi con i soldi degli italiani si aiutano gli italiani, non qualcun altro, questo è il principio. Ci rivediamo e vi auguro intanto buona fortuna, buon Santo Natale. Visto che qualcuno sta cercando di cancellare anche il Natale, le nostre tradizioni, la nostra cultura, le nostre origini. E poi leggevo i grandi problemi di Imola sul Carlino oggi in apertura edizione Imola. E ovviamente quello che accade è colpa di Salvini, perché il dramma me l'hanno fatto vedere al bar, non so se c'è, salta il torneo di calcetto per immigrati per colpa del decreto sicurezza, perché Salvini ha ridotto gli sbarchi, non ci sono più richiedenti asilo che giocano a pallone. È un dramma, sono i problemi veri della vita, quindi se qua c'è qualcuno che vuole giocare a calcetto, così almeno non mi accusano di sospendere anche le partite di calcetto. Ma quando dico questo, lo dico per il fatto che da ministro avevo il principio, donne e bambini che scappano dalla guerra hanno in casa mia casa loro. Hanno in Imola casa loro, ma spacciatori e delinquenti devono stare al loro paese perché ne abbiamo già a sufficienza, perché ne abbiamo fatti arrivare già a sufficienza. Auguri, in bocca al lupo e viva il cambiamento in Emilia Romagna, che è di tutti e non del PD. Grazie a tutti, buona fortuna. Bravo. 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 Bravo.